Buon pomeriggio, un saluto caro a tutte le colleghe, ai colleghi, alle autorità presenti, ai presidenti che sono numerosi qui in aula, in teatro. È una festa molto bella questa. Devo ringraziare Giovanni e Nicolin per l'invito ad essere qui. Con Giovanni mi lega una strettissima amicizia e una, come dire, molto intensa collaborazione. Lo ringrazio proprio pubblicamente per quello che riesce a dare non solo a Venezia, ma a tutta la medicina italiana, a tutta la professione medica italiana, perché il suo impegno in federazione è diventato sempre più presente, è sempre più pressante e sempre più efficace. Grazie Giovanni. Qualche minuto fare una brevissima riflessione. Oggi ci sono qui i colleghi che festeggiano il raggiungimento dei 50 anni della loro professione, a cui faccio naturalmente gli auguri, così come ai giovani che giureranno oggi su quello che è il cosiddetto giuramento di Ippocrate, il nostro giuramento professionale. È sempre una grande emozione, quella di sentire e declamare quelle regole, ma anche quelle proposizioni che diventano un impegno, perché giuriamo, ma diventano un impegno quotidiano. Quindi è un impegno di tutti i medici che oggi risentiranno ancora una volta risuonare in questo teatro quelle affermazioni. La professione è una professione molto bella, qualcuno la definisce la più bella del mondo perché è basata sulla solidarietà, sul senso di umanità, sull'accoglienza di tutti i cittadini. Ed è bello poter leggere, per esempio, nell'articolo 3 della Costituzione che tutti gli uomini sono uguali, che non hanno differenza di sesso, di razza, di religione, di idee, di opinione, ed è la stessa cosa che diciamo noi da 400 anni prima di Cristo, quando Ippocrate ha iniziato questa tradizione di far giurare su un testo e su alcuni principi. Questi principi sono diventati condivisi da tutte le democrazie occidentali. Oggi ce li ritroviamo in Costituzione e noi li viviamo tutti i giorni nel nostro percorso professionale. La professione è oggi caratterizzata da tante difficoltà e i colleghi un po' più anziani, quelli che hanno fatto più anni, esprimono molto spesso il disagio che questa professione oggi vive nel momento in cui deve assicurare un'assistenza in condizioni abbastanza difficili. Il numero dei medici all'interno degli ospedali si è ridotto e le difficoltà che ci sono nei rapporti con la popolazione, perché molti servizi non sono erogati, si riversano poi sul medico. Ci sono tanti episodi di violenza, una violenza che credo questa professione non merita, perché è sempre dedita al servizio di tutti, e quindi tutti quanti ci stringiamo nell'appello ai cittadini a dire: guardate, il medico è il vostro medico, è chi sta insieme con voi per aiutarvi a superare le sofferenze, per aiutarvi a fare un percorso in un momento difficile della vostra vita. E la professione ha bisogno, come tutti i professionisti, di cultura e di formazione. È un percorso lungo. Oggi leggerete e giurerete su quel testo del giuramento professionale, avete soltanto raggiunto una parte della vostra tappa di formazione. La formazione in Italia molto spesso non viene considerata come un'unica formazione composta dalla laurea e dalla specializzazione, per cui ci sono molti dei ragazzi che, pur essendo laureati, devono aspettare che ci siano delle borse sufficienti per potersi formare. Credo che questo sia una grande ingiustizia che vada colmata,
perché il sacrificio delle famiglie che richiamate prima in questo teatro è un sacrificio vero, fatto per sostenere questi giovani che dopo 6 anni non possono tornare indietro, non possono cambiare attività, devono andare necessariamente a terminare il loro percorso formativo. Io credo che anche su questo forse la politica dovrebbe ascoltarci un po' di più, provare a dare le stesse chance che danno ai ragazzi che nel primo giorno di lezione del primo anno di laurea in medicina possono avere, e cioè una borsa per poi terminare il loro percorso formativo. Termino dicendo soltanto che quest'anno sono 40 anni del nostro Servizio Sanitario Nazionale. È un servizio che ha prodotto grandi benefici. Ricordate com'era una volta. Una volta, forse i colleghi che hanno la mia stessa età ricorderanno che l'assistenza sanitaria era assicurata attraverso le mutue, cioè i lavoratori pagavano le loro mutue, le loro casse mutue per poter erogare poi l'assistenza. È chiaro che variava da un lavoratore all'altro a seconda della capacità contributiva. Da un momento all'altro, alla fine del 1978, questa cosa è sparita. Siamo diventati tutti uguali. Non c'era più differenza tra lavoratori di vario tipo e tutti avevano diritto alle stesse prestazioni. È stato veramente un grande momento in cui si è raggiunto quello che la Costituzione prevedeva, e cioè una sanità per tutti, una sanità che diventava un diritto, come lo dice bene la Costituzione all'articolo 2, un diritto inviolabile dell'uomo. Significa una prerogativa incomprimibile della persona, una pretesa. E i medici oggi rappresentano quelli che garantiscono quella pretesa, quel diritto. I medici sono i medici che tutelano il diritto dei cittadini, sono i medici del cittadino, non i medici dello Stato. Io termino augurandovi sempre di ricordarvi di essere i medici di quel cittadino, perché il rapporto di fiducia che si crea tra medico e cittadino è la cosa più bella di questa professione. Auguri.